è Natale e negli istituti scolastici c'è questa bella tradizione, la rappresentazione della Natività. Quest'anno però la rappresentazione della Natività la si fa sulla Casa Comunale. Qui siamo nel corridoio della Casa Comunale con questi attori meravigliosi. Vedete come sono presi, seri, ma riflessivi, insomma è bello. Questi ragazzi, vi ripeto, li vorrei intervistare tutti quanti, ma sono così presi dal momento che non voglio toccarli, non voglio risvegliarli da questo momento riflessivo. Sono bellissimi, rappresentano veramente quella grotta che ha fatto sviluppare nell'universo la religiosità e l'amore verso l'altro. Ragazzi, congratulazioni. Noi abbiamo approfittato per raccontare la Natività che ha fatto seguito ad un incontro che abbiamo avuto la stampa dell'Agro con il sindaco di Nocera Inferiore. Un sindaco che ha espresso un poco quello che è stato fatto, quello che si farà, ma che la cosa importante sono stati gli auguri, quanto mai affettuosi, quanto mai sorridenti. È vero che il sindaco ha detto che sta lavorando tanto, ma lo fa con entusiasmo e passione, e questo è sintomo di amore per la propria città. E poi è normale che un sindaco lavori per tutti i cittadini della città. Era un momento che avevamo programmato, ci sentiamo tutti i giorni con gli organi di stampa, qualcuno ci imputa che corriamo troppo e che le cose da rappresentare sono tante, ma lo facciamo con la determinazione che ci contraddistingue dal primo giorno di lavoro. Spesso siamo chiamati a fare anche qualche scelta impopolare che parecchie volte discutiamo con gli organi di stampa, ed era proprio questo un modo per appunto stringerci attorno a un tavolo e scambiarci gli auguri in modo anche informale, visto che ci confrontiamo tutti i giorni sulle cose da fare, e quindi era un momento a cui tenevamo. Una valutazione che poi faremo a fine anno, ma intanto una maggioranza che tiene solida e continua a lavorare. Sì, vabbè, poi ci sono state le elezioni provinciali che ci hanno consentito di testimoniare una compattezza di maggioranza, un bel gruppo con i 15 consiglieri, i 7 assessori, un lavoro importante che facciamo quotidianamente, e poi anche il lavoro che è stato fatto appunto in occasione provinciale, quindi una testimonianza che Nocera raccoglie, e anche una stima da parte di tanti comuni dell'Agro Nocerino e della provincia di Salerno. E un ringraziamento va oltre che ai consiglieri tutti del comune della città di Nocera Inferiore e tanti amministratori della provincia che hanno condiviso il progetto messo in campo da Nocera Inferiore. Quest'anno ci tengo particolarmente a ringraziare, oltre le funzioni dirigenziali, veramente tutti i dipendenti, soprattutto quelli dei settori tecnici che lavorano a tante opere, i numerosi cantieri che abbiamo avuto per strada, e soprattutto alla tanta programmazione e all'affidamento dei lavori, delle opere del piano triennale 23 e della programmazione del 24. Il mio ringraziamento va veramente alla macchina comunale, oltre che alla squadra di governo, perché devo dire abbiamo ricevuto grande, sebbene sia entrato in un punto di piedi, ma chiedendo, esigendo tanto lavoro, ho ottenuto grande disponibilità da parte di tutti i dipendenti, e di questo devo veramente ringraziarli. Questo è un onore a lei e ai dipendenti. Sicuramente a loro tanto.